L'Italia è chiamata ad aumentare i propri investimenti in difesa. C'è bisogno di discutere maggiormente su che cosa sono gli investimenti nella difesa, perché alcune volte siamo tentati di pensare agli investimenti in questo campo come se fossero solo investimenti militari, cioè che riguardano solamente il mondo militare. Invece gli investimenti nella difesa sono investimenti per il paese, sono investimenti soprattutto per la società civile. Quindi l'Italia, che ad oggi non raggiunge ancora il 2%, però avrà la possibilità di investire, dal mio punto di vista è una scelta vincente, in tutti quei settori, come per esempio la cyber security, che hanno un valore importantissimo sia per il semplice cittadino, sia per l'azienda, sia per il sistema paese. Quindi, investendo in questi settori, si avrà un doppio beneficio, sia che saremo appunto più sicuri, aumenteremo il nostro livello di sicurezza, sia che saremo in grado di far percepire maggiormente qual è l'impatto della NATO, della difesa, nella vita di tutti i giorni. E naturalmente, però, c'è bisogno che anche la NATO venga un po' incontro all'Italia, dando la possibilità di inserire queste spese all'interno del famoso burden sharing, all'interno del 2%, perché ad oggi alcune spese, come questa sulla cyber security, oppure le spese per quanto riguarda le missioni all'estero, non vengono ancora inserite all'interno di questo famoso 2%. Quindi l'Italia farà il proprio lavoro, ma allo stesso tempo c'è bisogno anche di ridiscutere all'interno della NATO che cosa oggi viene definita spesa per la difesa.